No, non credo demotivato, credo che è stata una partita, diciamo, che dovevamo prendere nel modo giusto. Credo che è stato anche troppo impegno all'inizio, c'era anche una certa frenesia, una certa fretta di fare le cose, di cercare di risolvere la partita, di trovare questo gol. Questo non è successo, non è che non giocavamo in un modo brillante, ma comunque ci provavamo, anche se sbagliavamo un po'. E, sai, dopo c'è la storia della partita, sicuramente sono sconfitte successive che sono sempre difficili da gestire, anche a livello mentale, anche a livello fisico. E credo che siamo stati anche penalizzati al massimo nella prima azione del Parma, ha fatto quello del primo tempo. Secondo tempo, secondo me, c'è stata anche una reazione, diciamo, da parte della squadra nel cercare il pareggio, cercare di rimontare, ma è vero che il Parma ha approfittato al meglio, diciamo, questa situazione, è riuscito anche a fare il secondo gol. No, temere no, ma credo che dobbiamo essere molto bravi a gestire questo momento. È vero che, sai, la squadra ha speso tanto, come la sappiamo, abbiamo già parlato, ha speso tantissimo, diciamo, in questi 3 mesi per arrivare nel momento clou, che era quello che era cercare il primo posto, era cercare di andare avanti in Champions. Siamo riusciti ad arrivare a una stazione veramente molto privilegiata rispetto a quella che era stata la nostra partenza. Quindi arrivare lì per lottare per il primo posto nel derby e avere i quarti di finale, diciamo, da superare, avevi bisogno di tutto insieme, di avere tutto quello che hai, diciamo, ad alto livello. E in quel momento lì sicuramente ci sono mancate tante cose, non è mai per un motivo solo, credo che era una serie di cose insieme sono venute a mancare delle cose fondamentali per andare avanti in competizione così difficile. Io credo che io cerco sempre di fare le scelte migliori di quelle che credo che siano in miglior condizione per affrontare una partita. Io credo che solo io ho l'idea, diciamo, 360 gradi di quello che è una situazione, e credo che oggi ho cercato di mettere 11 in campo e 7 in panchina, quelli che credo che stanno in miglior condizione. No, credo che non c'è una cosa che legga le quattro sconfitte, ma può darsi che una sia frutto dell'altra, perché è normale che arrivi in quel momento lì, diciamo che avevi lavorato al massimo con tanto sacrificio per arrivare in quel sacrificio, non parlo di sacrificio fisico, sacrificio mentale, di cercare di esserci, di fare tutto per arrivare lì e decidere, e lì forse per una serie di cose siamo arrivati anche per una, diciamo, una sfortuna di avere in quella situazione lì 2 settimane che non ho mai avuto i giocatori. Io non voglio cercare alibi perché a me non piace, ma è coinciso anche con la nazionale prima del derby. Abbiamo giocato il 20 marzo, dopo abbiamo giocato il 2 aprile i derby per 2 settimane, 15 giocatori erano in giro per il mondo. E dopo lì avevamo un derby, avevamo la gara d'andata in Champions, sono arrivati 2 risultati, 2 sconfitte molto pesanti. Dopo gestire i dopo 2 sconfitte non è mai facile, anche dopo avendo fatto tutta una trafila di risultati importanti che ha consumato tantissima energia.